Benissimo, allora, che vi sembra di questo brano? L'ho dedicato a voi, Il gatto per tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici in questo momento all'ascolto di Regional Radio, in compagnia appunto del sottoscritto, Il gatto con il programma Mondo Gatto. Questo brano di Nico Bruno intitolato Change the Toll, e quindi l'ho dedicato a tutti, all voi. Bene, sentiamo allora la prima ascoltatrice che ho in linea oggi, un vecchio e graditissimo ritorno, sempre puntuale, sempre precisa, sempre graditissima ospite, la carissima Chiara da Lamezia Terme. Pronto Chiara? Ciao Costantino, ciao. Pronto. Buon pomeriggio innanzitutto. Ben trovati, è davvero un vero piacere ritrovarci, ecco, con Mondo Gatto. Dopo un mese abbondante di parentesi chiusa, diciamo così, l'abbiamo un attimo riaperta. L'avevamo chiusa proprio con te, se non sbaglio, e quindi è stato per me un dovere riaprirla con te. Allora Chiara, spero innanzitutto che anche tu stai bene. Sì, grazie. Ragguagliaci un attimino sul tema di oggi, che cosa ne pensi dell'odio, e poi parliamo della tua musica. Certo, allora l'odio sicuramente purtroppo è un sentimento negativo, purtroppo, perché molte volte, in molti casi, porta comunque a cose negative. È un sentimento anche molto pericoloso, perché purtroppo si può celare anche dietro ad un sorriso, no? A una stretta di mano, si dice il finto sorriso, no? Quindi diciamo che l'odio è un sentimento che cerco comunque sempre di evitare, perché comunque l'odio può essere comunque assolutamente, dovrebbe essere sempre evitato. Bisognerebbe comunque trovare delle soluzioni comunque più costruttive, ecco, più pacifiche tra virgolette, perché io credo che l'odio comunque porti solamente conseguenze negative, non buone, ecco. E vorrei comunque non provarlo mai, ecco. Io posso dire di non averlo mai provato in maniera comunque grande, l'odio, fortunatamente, devo dire la verità, perché cerco sempre di evitarlo, assolutamente. Diciamo che sei ancora giovanissima ed è difficile fino alla tua età avere un odio viscerale, ma l'odio, non so se hai seguito la mia apertura, è una risposta, chiaramente, non è che uno nasce con l'odio verso qualcuno, verso qualcosa, però è portato da certe vicissitudini personali, naturali o che ne so, linguistiche, religiose, e a un certo punto della vita così è portato proprio ad avercelo questo odio. Io ho fatto degli esempi un po' tradizionali, diciamo così, l'odio per invidia, ad esempio. Sì. Cioè quando uno è invidioso talmente tanto di una cosa che non può avere che odia tutti quelli che ce l'hanno, capito? Certo. Questa è quella un po' banale, però insomma secondo me può esistere. Io neanche ce l'ho odio per invidia, io di natura non sono invidioso, ripeto, per me ricchi e poveri è la stessa cosa. Assolutamente. Cioè, ecco. Sono d'accordo con te. Sì, purtroppo questa forma di odio, devo dire che è forse la più diffusa, devo dire la verità, perché comunque, essendo comunque l'invidia già un sentimento, purtroppo, ahimè, al giorno d'oggi sempre più in crescita, secondo me. Sì, no, l'invidia già è un peccato, ecco, per così dire, no? Però guarda che l'odio è tutta un'altra musica, eh? Cioè l'odio significa che tu vorresti annientare cose o quelle persone che ce l'hanno e che tu non puoi avere, cioè questo è differente rispetto all'invidia tradizionale, cioè io sono invidioso perché lui c'ha la macchina bella. Però finisce lì, cioè non vado a pensare poi come poter fare per... Certo. L'odio sfocia, non dico in violenza, ma quasi, cioè sicuramente è qualcosa di molto brutto. Cioè, certo, capito? Certo. Come l'odio per esempio per vendetta, tu ricevi un dispetto, qualcosa di brutto da qualcuno e l'odio poi subentra in te finché non ti sei vendicata. Cioè questo anche
è un brutto motivo di odiare le cose. Io adesso non voglio stare qui perché il problema di certi sentimenti, poi certo. Ripeto, in questo momento tra pandemie e guerre è facile da trovare, no? Però esiste anche quello di odio. Sì, purtroppo ci sentiamo un po' circondati dall'odio, perché già comunque vedere il momento nel quale comunque stiamo vivendo, nella quale stiamo vivendo, sì, sicuramente c'è tanto bene anche intorno a noi, perché comunque c'è anche molta comunque generosità delle persone, unione, però c'è anche molto odio e lo vediamo quotidianamente anche tra di noi, non solo magari parlando magari di guerre e di altre cose più grandi, ecco. Però già comunque odiarci in certo qual modo tra di noi, io penso che siano delle cose più brutte che si possano fare, perché comunque cioè, magari si fa una sorta di guerra fra poveri, tra virgolette, ma io penso che sia la guerra più brutta poi. Ecco, lo so, quello che dici è vero, però è anche vero che tu che segui poi i social, visto in particolar sì. modo, avrai notato che durante il periodo di pandemia c'è stato un odio quasi viscerale. Sì, assolutamente. Noi, diciamo, mi ci metto anch'io, anche se io non ho mai partecipato a discussioni, per carità, ho sempre cercato di tenermi un po' al di fuori, no? Sì, ma assolutamente, quindi... ma io diciamo che sono in prima persona, lo dico in prima persona, io diciamo che da quando c'è stata la pandemia io sono stata sempre un tipo molto, nel senso, non solitario, però nel senso preferisce molto magari stare magari a casa nel suo mondo, ecco, non sono una tipo molto che amici, questo e quello, sì, sicuramente mi piace incontrare gli amici, ogni tanto è, però nel senso purtroppo dalla pandemia in poi mi sono chiusa un pochino in me stessa, nel senso che sono un pochino, come dire, scettica nei confronti comunque dell'altro, ecco, mi guardo bene, ecco, mi guardo bene magari la persona che ho davanti, bene, ecco. Quello è comprensibile, diciamo, l'odio però l'odio è qualcosa che io non concepisco assolutamente in nessuna forma, assolutamente. Come ti auguro di non avere mai un odio per una violenza subita, quello maggiormente brutto di odio, perché guarda, quello sì, aver subito una violenza che può essere fisica, morale, certo, però diventi anche un tipo pericoloso quando subentra l'odio per questo motivo, capito? Cioè diventi proprio violenta, una persona vero, violenta. Vero, io questa è una delle cose che non vorrei mai proprio sperimentare nella vita, assolutamente, perché non saprei poi cosa, perché ovviamente queste cose poi bisogna viverle per poter... Te lo dico con tutto il cuore, meglio non avercela. Questa, assolutamente, questa, assolutamente, assolutamente. Va bene, cara Chiara, ci sei ancora? Sì, 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 sono qui. Mi senti? Ti avevo sentito un po' lontana. No, allora, non so, a livello professionale ho visto che comunque segui sempre altre radio, altri programmi radiofonici della tua zona. E non so se hai programmato altre cose, comunque volevo semplicemente sapere, prima di farti una sorpresa, perché chiusa la telefonata tu avrai una sorpresa, wow, te lo dico, senza aggiungere altro. Wow, grazie mille. Non so, se hai fatto delle programmazioni, diccele pure, così fai anche un po' di pubblicità per te stessa. Programmazioni, no, io niente, come ti dicevo pure magari nelle scorse puntate, io canto ogni sabato su una TV praticamente locale di Lamezia, e niente, riprendiamo sabato con il programma Io mi ricordo, alla quale partecipo, che sono ospite musicale, diciamo. Quindi, e poi per invece nell'ambito musicale,
Stiamo preparando il terzo singolo, dovrebbe uscire, diciamo, fine estate, quindi diciamo che la novità è questa, diciamo. Speriamo, se tutto va bene. Bene, perché no? Dai, beh, sicuramente adesso usciremo da pandemie, eccetera, Sì, eccetera. sì, sì. Speriamo anche da guerre così Siamo banali. positivi, assolutamente. Ecco. Siamo speranzosi e quindi andrà tutto bene. Comunque Bravo. dobbiamo farci forza e dobbiamo andare avanti, sempre. Brava Chiara. Allora, dove ti possono trovare gli ascoltatori e le ascoltatrici sui social? Certo, allora potete ascoltare i miei brani, la mia musica sul canale YouTube, Chiara Palaia e Suonino il Rock. E poi vabbè, sono dappertutto, su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, dappertutto cercate Chiara Palaia. Chiara Palaia. Sì. Grazie Allora, cara Chiara, adesso ti saluto, buon proseguimento di mille. settimana, speriamo di risentirci anche nel corso delle prossime puntate e Certo. ti dico che appena chiuderemo la telefonata avrai una sorpresina, quindi Wow. resta all'ascolto della radio perché niente, l'ho Certo. preparata appositamente per te. Un bacio, alla Grazie prossima. Ciao, mille. Grazie mille, un abbraccio. Buon proseguimento. Ciao. ciao, miau miau. Ciao. Miau miau. Ok, da Chiara a Chiara, dunque abbiamo ascoltato quella che avete appena ascoltato come ascoltatrice, Chiara, da Lamezia Terme in Chiara Cantante, Chiara Palaia, che ci ha fatto ascoltare un grandissimo successo dal titolo Free World, sperando vi sia piaciuto. Grazie Chiara, questo era così un mio ringraziamento per tutta la pubblicità che fai al mio programma, sui social e anche ai tuoi interventi, sempre puntuali e precisi.